oggi una collaborazione di Pasqua. Infatti! Bene! Ciao a tutti! Quasi. Benvenuti nella nostra sempre. Cucina virtuale! Ma perché non azzecco mai? Siamo non lo so, non ti entra, ormai il cervello ce l'hai stipato. E oggi una super collaborazione con i nostri amici palermitani. Come si chiamano? Mauro e Antonio! Ciao! Sì, qui c'è anche Poti, saluta Poti! Ciao Mauro e Antonio! Allora, intanto due parole le vuole spendere Enzo. Di, cosa vuoi dire a Mauro e Antonio? Grazie per esservi iscritti al mio canale. E grazie per avermi salutato nel video. Bene. Oh, parole che vengono dal cuore, parole sincere. Bene. E allora li ringraziamo anche noi per aver salutato Enzo in video e soprattutto ciao ragazzi! Ciao! Siamo proprio contenti di questa collaborazione. Mauro e Antonio ci mancano da morire, perché prima collaboravamo ogni mese e poi noi ci siamo tirati fuori dai preferiti e quindi non c'è più questa unione di intenti così spesso, ma noi li abbiamo sempre qua nel corazon, vero? Vero, verissimo. E quindi se vi capita mandate un pochettino di panelle e noi di contro non vi manderemo nulla. Va bene, detto ciò, oggi con i nostri amici Mauro e Antonio ci dedichiamo al dolce di Pasqua. No, quindi meglio ancora, stai zitto al dolce. Un'ennesima colomba? No, stai zitto. Il pandoro di Pasqua? Il panettone di Pasqua? Basta. Meglio ancora, al dolce da portare alla scampagnata di Pasquetta. Loro faranno la cassata al forno, tipica palermitana. Noi invece faremo una rivisitazione dark, invece faremo una cassata integrale di ricotta al cioccolato, un dolce squisito con pochissimi sensi di colpa e tantissimo cioccolato. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra crostata al cioccolato. Allora, innanzitutto ho fatto la pasta frolla vegana, vi metto col pallino il video dove vi faccio vedere come si fa. Potete comunque farla con qualunque frolla al cacao. Prossimamente vi pubblicherò la ricetta della mia frolla al cacao, quella standard con farina bianca, burro e quant'altro. Sul canale trovate già la ricetta invece di una frolla base bianca che potrete far diventare nera cambiando 40 g di farina del composto con 40 g di cacao amaro. Quindi come frolla la stessa quantità che ho fatto nel video dove ce l'hai col pallino, lo trovate. 2-3 cucchiai di cacao amaro, 170 g di zucchero di canna, 2 confezioni di ricottina, questa è da 250 g, 2 uova, possibilmente bio, 1 cucchiaino di essenza di vanillina e 100 g di gocce di cioccolato. La preparazione è molto semplice. Metto la frolla a riposare in frigorifero. In una ciotola metto le mie uova, lo zucchero, tutto, e il cucchiaino di essenza di vaniglia. Ci sta benissimo anche la scorza di arancia grattugiata, decidete voi. Quindi con le fruste elettriche frullo il tutto e faccio montare bene questo composto. In questo frangente, non ve l'ho detto tra gli ingredienti ma lo do per scontato, metto anche un pizzico di sale, proprio un pizzichino. Lo zucchero di canna permette che le uova montino in maniera fantastica. A questo punto aggiungo 2 cucchiai rasi di cacao. Questo è a gusto, come a gusto anche lo zucchero. Se volete che la crema sia più dolce aggiungetelo dopo, oppure se volete che sia leggermente meno dolce diminuite la quantità. Ad alcuni piacciono i dolci dolcissimi, ad altri invece no. È giunto il momento di incorporare la ricottina. Depuratela dell'acqua in eccesso, quindi immettete la ricotta all'interno. Mi raccomando, se nella confezione aprendola vi accorgete che ha del siero, questo siero eliminatelo. Motivo per cui non uso la ricotta fresca, perché è molto più acquosa e quindi potrebbe disturbare la cottura del mio dolce.
perdendo molta acqua in cottura. A questo punto, momento gocce, che siano 100 grammi e che diano appunto uno sprint eccezionale di cioccolato a tutta la crostata. Perché sebbene sia la farcia che la frolla non sono grassissime, neanche zuccheratissime, questo non deve comunque inficiare il gusto. E quindi la dolcezza ulteriore, il cioccolato, la porterà anche alla crema. Bene, una crema buona che non farà rimpiangere quelle molto più grasse, molto più burrose e pannose. Prendo la mia frolla dal frigo che avevo allargato per farla asciugare, per farla raffreddare più velocemente. Voilà! E adesso prendo anche la mia teglia. Eccomi! E piano piano, prendendo un po' di frolla per volta, lascio un margine che non sia troppo spesso. Perché questa torta non vuole una frolla troppo spessa, ne perderebbe l'armonia dell'insieme. La crema deve avere la sua parte importante. Fate in modo che lo spessore del bordo sia il medesimo in tutto il giro torta. Quindi bagnate il cucchiaio, stendete bene bene la frolla, livellatela con un coltello. Livellate la parte superiore. Adesso bucherelliamo tutto il fondo. E versiamo la cremina fino all'orlo. Se volete potete aggiungere nella crema anche della cannella, ci sta molto bene. Benissimo, a questo punto facciamola assestare una decina di minuti, quindi in forno a 200 gradi con forno ventilato. Io metterò il ventilato e la griglia inferiore in modo da essere certa che la parte sottostante del biscotto cuocia bene. Non faccio strisce sopra, non faccio nulla perché poi decorerò semplicemente con dello zucchero a velo. Quindi in forno e ci vediamo dopo. Ed ecco qui la nostra torta appena sfornata. Guardate quanto è bella, un aspetto delizioso. Allora, nel frattempo, adesso io la farò riposare e la farò raffreddare quasi completamente, insomma non deve essere più fumante e calda, perché dopo apporrò una sorta di mascherina sulla mia torta e andrò a spolverizzare con lo zucchero al velo. Se volete, non l'ho fatto perché mi sembrava inutile, però se volete un tutorial su come fare le mascherine per decorare le torte, fatemelo sapere, che con tanto piacere io ve lo farò, figuratevi, lo sapete. Non l'ho fatto appunto semplicemente perché penso che sia superfluo, ma YouTube mi ha insegnato che non bisogna mai dare per scontate le cose, quindi se qualcuno ne ha la necessità me lo faccio sapere, che lo farò volentieri. Facciamola raffreddare per almeno un'ora e mezza, ci vediamo dopo. A questo punto la nostra torta è bella e pronta. E chi si presenta quando la torta è pronta? Io. Lui. Prendiamo lo zucchero a velo. Ma lo sai che questa cosa non è da persona normale di testa, vero? Perché? No, dico, come io ho detto pure se vogliono fatti il tutorial. Come no? E tu mi dici che non è da persona normale. Bene, se volete un tutorial per persone non normali, eccomi pronta. Eccolo. Benissimo, a questo punto siamo pronti per la magia? 1, 2, 3. È la vostra crostata per Pasqua, tutto gusto, tutta golosità e pochi sensi di colpa. Eccola pronta. Bravissima. Adesso andate a vedere la cassata al forno di Mauro e Antonio, ma portatevi una fetta anche di questa e mentre guardate il video mangiatevela alla nostra salute. Vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao, ciao.
Bene, avete visto questa simpatica crostata? È una ricetta veramente che si è inventata questa mente malata dei fornelli. E insomma, quindi mi raccomando, solo qui su Due Cuori una Cappa. Non è che è una ricetta che ho inventato io, questa è la mia ricetta di questa torta. Poi magari ce ne saranno altre crostate. No, no, questa l'ha inventato tu, te lo dico io. Perché qua su Due Cuori una Cappa solo idee originali e ricette originali. Veramente, bene, non si copia da nessuno. Basta, fammi dire queste cose. E quindi se anche voi volete provare questa simpatica crostata, seguite questo video e mi raccomando fateci sapere dove passerete la Pasquetta, sperando e che soprattutto se la rifarete. Poi mandatemi tanti baci sulle guanciotte, perché ragazzi è buonissima. Enzo, com'era la torta? Buona. Ma è fatta con la farina, come? Come si chiama la farina? Caramello. No, la farina come si chiama? È la torta integrale. La farina integrale. Diciamo che questa frolla è buonissima, ragazzi, per 2000 preparazioni. È questa crema di ricotta al cioccolato, è spettacolare, il connubio celestiale. La consigli? Quindi consigliatissima. Brava. È sbaffatissima. Quindi spero che questa Pasquetta sia dolce e piena di cioccolata per tutti voi. Tanti auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie, ovviamente. Un grande bacio ai nostri amici Mauro e Antonio. Buona Pasqua, grazie, ragazzi. Grazie, tanti auguri. Andate a guardare anche la loro cassata al forno. E adesso noi vi salutiamo. Un grande bacio e ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole, anche pasquali. Ciao.